Mattia, ci sei? Ci sono e mi presento lo stesso. Intanto sì, grazie. Sì, prego. No, ci mancherebbe. Grazie a Luca, grazie anche a tutti gli altri sponsor che rendono possibile questi tipi di eventi. Erano bellissimi quando erano di persona, trasmettevano tantissima energia. E sono belli lo stesso adesso che sono da remoto, perché diciamo l'impegno che ci mettete tutti, poi gli speaker, gli organizzatori, è veramente una cosa che è molto molto bella, e quindi è sempre un grande piacere parlare a questi eventi. Io in Microsoft mi occupo di tutta, diciamo, il supporto all'utilizzo di Azure nei sistemi di produzione, sia nei progetti che poi, diciamo, nelle operation, e oggi invece vi parlo un po' di come questa nostra piattaforma può essere di aiuto, diciamo, nei momenti in cui ci sono veramente tante difficoltà, e ovviamente avrò un focus specifico in questo caso non su Azure ma su tutta la piattaforma Microsoft 365 e Power Platform in particolare. Per fare questa cosa parto da questo diagramma che fa parte di uno studio di Ernst & Young per parlare della resilienza, diciamo, nell'era digitale, no? Quando l'ho visto l'ho trovato super attuale, e sostanzialmente lo studio dice che ci sono tre grandi forze che spingono in direzioni diverse tutta la trasformazione. Una è la globalizzazione, no? E quindi il fatto che dovunque nel mondo possono spuntare dei competitor che, utilizzando loro modelli di business, possono, diciamo, mettere a rischio il nostro business. Non l'abbiamo visto nel tempo in varie forme. E l'altra cosa importante di questa globalizzazione, appunto, è che in realtà non esistono più solo le grandissime potenze, no? E quindi i competitor possono nascere un po' dovunque, e in realtà dovunque ci sono le idee, dato che la tecnologia ormai è diffusissima. L'altro fattore è la tecnologia. Su questo è sempre stato così nella storia dell'uomo, no? Cioè la tecnologia è stato un fattore differenziante. Io su questo ho letto un libro bellissimo, si intitola La Carta, in cui addirittura quando è stata introdotta la carta c'era il terrore da parte delle persone, ad esempio, che questa nuova tecnologia potesse far sì che gli uomini perdessero la memoria, no? Quindi la tecnologia c'è sempre avuto un effetto, diciamo, disruptive e molto profondo sulle sensazioni che le persone provano nel confrontarsi con questa tecnologia. Oggi questa tecnologia è caratterizzata da una velocità di trasformazione elevatissima, e quindi tutti questi processi stanno accelerando. Qui mi piace mettere in evidenza, quando parlano di Fabric of Autonomous Digital Physical Technology, che è quello che sta succedendo, no? Non so se vi rendete conto della velocità, ad esempio, con cui le vetture elettriche stanno arrivando, no? Sembrava una cosa remota già l'anno scorso, ormai anche in televisione non c'è più una pubblicità di un marchio di autovetture che non faccia autovetture elettriche. E l'altra grande dimensione che spinge questi cambiamenti è la parte demografica, no? Qui viene messa in evidenza l'aspetto, diciamo, di invecchiamento della popolazione, che in realtà è una cosa che stiamo vedendo, ma in realtà c'è anche l'altro effetto, no? Che tutti questi giovani invece che arrivano, si affacciano al mondo con delle competenze digitali fortissime, e che stanno cambiando il modo di interagire fra i vari business, fra le persone stesse, come si fanno le cose, no? Tutte queste forze sono veramente super, diciamo, eccitate in questo momento. La cosa che mi ha fatto impressione di questo studio, che io vi ho raccontato adesso e che sembra che si possa applicare al mondo di oggi, è che in realtà è uno studio del 2017. Quindi in realtà noi siamo dentro queste forze ormai da molto tempo, e probabilmente non ci accorgiamo neanche dell'effetto che fanno sulle cose di tutti i giorni, no? In questo contesto di cambiamento continuo, di evoluzione costante delle tecnologie, dei modi di fare le cose, si è innescato il Covid, no? Che è quello che ci sta costringendo oggi a fare queste sessioni da remoto. E su questo Covid potete trovare in rete tantissimi studi, ne ho letti bellissimi di Gartner. Io vi faccio vedere un piccolissimo video che secondo me è veramente illustrativo degli impatti profondi che questa cosa può avere, che viene dal World Economic Forum. Mattia, non si sente l'audio? Lo state sentendo, immagino, giusto? No, non si sente l'audio. Quindi le buone intenzioni, eccoci qua. Rieccoci, scusate, ragazzi. Eccoci qua. COVID-19 is one of the biggest crises of our time. It has impacted every single one of us, shaken our social systems,
and disrupted every sector of our economies. The automation of work, combined with the global recession, led workers to lose their jobs at an accelerated pace compared to previous years, and this trend is expected to continue. The ongoing shift in the division of labor between humans, machines, and algorithms might displace 85 million jobs worldwide in the next 5 years, while 97 million new roles, ones that are more adapted to this new task distribution, may emerge. Allora, quello, il video continua, poi diciamo c'è il link, lo potete andare a rivedere, parlando dei temi di skilling e quant'altro. Qui la parte che mi interessava farvi vedere è che oggi quelle forze che sono anni che stanno plasmando il mercato sono più, diciamo, ancora più forti, hanno subito un'accelerazione, e quindi quelle tematiche tecnologiche, ma anche demografiche, che qui porterebbero, no, a una riduzione di lavori, in realtà sono una leva fortissima per crearne di nuovi, no? Come vedete, il bilancio è nettamente positivo. Questa è una conclusione a cui siamo arrivati non da moltissimo. C'era una grande paura fino a qualche tempo fa di quello che poteva succedere, diciamo, con questo passo che avevamo tecnologico. E quindi secondo me oggi è importante capire come cogliere queste opportunità, cioè questo plus valore che generiamo di lavoro, dove sta e come facciamo a coglierlo. Questa cosa qui, diciamo, è una cosa normale che avviene quando esistono, diciamo, dei momenti di crisi, e normalmente si approcciano a fasi, no? C'è un primo momento che è quello in cui dobbiamo rispondere, no? Cioè, quindi veramente reagire all'esigenza puntuale. È quello che è successo nella prima ondata del Covid, in cui ci siamo trovati tutti quanti nel giro di pochissime settimane tutti quanti da remoto, no? Tutte le nostre attività, la scuola, il lavoro, la medicina, quindi con grossi problemi. Quindi la prima cosa da fare è rispondere a quell'esigenza puntuale. Fatto questo passaggio, e dove forse siamo stati non molto, diciamo, lungimiranti e bravi, è quello di pianificare il ritorno alla normalità, no? Il recover. Dove lì bisognava far leva, e bisogna far leva, su tutti gli sforzi fatti di digitalizzazione per portare un cambiamento. E a quel punto, forti di questa nuova, diciamo, consapevolezza digitale, rimmaginare, no? Quindi ridisegnare i processi, trarre vantaggio, no? Adesso non voglio fare battute, ma avete visto tutti sui giornali che negli ultimi giorni, quando ci sono stati degli eventi digitali per accedere ai programmi di investimento, no? Si parlava di code virtuali e c'è stato tanto umorismo su questo. Ecco, nel momento in cui stiamo tutti abbracciando nuove realtà digitali, probabilmente il paradigma cambia, no? E quindi proprio il modo in cui approcciamo i problemi. E questo è quello che secondo me nelle tecnologie, e Microsoft in particolare, ci può aiutare a fare in questo momento. Il nostro CEO Satya Nadella, diciamo, appena finita la prima ondata del Covid, ha detto una cosa che probabilmente tutti riconoscono, ok? Che questa cosa ci ha obbligato, nella risposta a quella crisi, in un brevissimo tempo, quindi in 2 mesi, in realtà fare un salto che avrebbe richiesto 2 anni per farlo, no? Io scherzando dico che probabilmente questo è il motivo per cui siamo tutti molto molto stanchi, insomma, perché quello che abbiamo subito è stata un'accelerazione molto molto violenta. Qui la cosa importante e la cosa che mi piace notare è questa parola digital transformation, no? Perché è la cosa intorno alla quale secondo me si gioca la capacità di poter ridisegnare il nostro futuro. Digital transformation, anche qui ci sono libri interi su questo termine, come può essere interpretato. Io voglio dare una vista veramente anche semplice, e lasciatemi dire forse tecnica, che credo che sia adatta all'audience di questo evento, no? Si tratta sostanzialmente di connettere fra loro momenti diversi, processi diversi della nostra realtà, e per fare questo le parti fondamentali sono i dati sicuramente, no? Poter prendere le informazioni da un processo e usarle per un altro, fare previsioni in base a dei dati che vengono da sorgenti che sono esterne, saper valutare l'utilizzo delle applicazioni, dei sistemi, in base a questo fare delle modifiche. Quindi i dati e l'intelligenza sono il centro di tutta questa nuova rivoluzione, e per poter trarre vantaggio da questa cosa c'è bisogno di strumenti, no? Questi strumenti molti di voi li conoscete, oggi ne vedrete tantissimi durante le sessioni, e vedete come applicazioni di questi concetti nelle varie aree sono molteplici. Realizzare una digital transformation vuol dire approcciare questi problemi a tutto tondo, quindi non fermarsi su un aspetto verticale, ma fare in modo che questi benefici siano, diciamo, attraversino tutte le attività che facciamo e tutte le organizzazioni. Io oggi volevo raccontarvi un po' come Microsoft consente di indirizzare queste esigenze con le sue piattaforme, no?
E sostanzialmente mi piace partire un po' per il lavoro che faccio e quindi per deformazione professionale da Azure. Azure è una piattaforma in cui sostanzialmente riusciamo a indirizzare le esigenze di infrastrutturali dei nostri clienti e virtualizzandole, facendo in modo che non ci sia più l'esigenza di avere on-premise degli apparati, ma poter accedere a queste risorse sul cloud in base alle necessità, scalando nel modo opportuno, pagando solo per l'utilizzo che ne faccio, quindi da una parte contenendo i costi e dall'altro dando una grandissima flessibilità. Fare questo però in assoluta sicurezza e con la possibilità di gestire tutto fino all'ultimo bit. Questi due aspetti sono fondamentali perché senza questi aspetti è impossibile abbracciare una rivoluzione a larga scala, no? Devo essere sicuro delle infrastrutture che uso, ma devo anche poterle gestire in maniera puntuale. Le infrastrutture sono solo la base, possono essere tutte sul cloud, aiutarci in una transizione con delle infrastrutture ibride, possono essere su diversi cloud o su alcuni cloud e anche on-premise. Queste tecnologie, dal nostro punto di vista, sono tutte integrate e abbiamo delle soluzioni, Azure Arc, Azure Stack, per indirizzarle. Ma in realtà, torno a ripetere, si tratta di infrastrutture di base su cui costruire del valore. E per fare questa cosa mettiamo a disposizione delle piattaforme. Abbiamo detto che i dati sono la realtà più importante e l'intelligenza è l'elemento fondamentale che li contraddistingue e quindi una grandissima parte della nostra piattaforma indirizza tutte quelle esigenze, data warehouse, dati non strutturati, strutturati, integrati, l'in memory, l'intelligenza artificiale in tutte le sue forme. Ecco, la nostra piattaforma offre ai programmatori l'accesso a queste risorse in maniera molto facile e integrata con gli strumenti di sviluppo. L'altra parte appunto è questa piattaforma sull'intelligenza, no? E anche qui le persone sono in grado di accedere a queste tecnologie in base alle loro competenze. Esistono i data scientist, diciamo, che arrivano a elaborare il paziente nel pieno delle loro capacità dal vivo direttamente sui dati. Esistono altri che hanno delle competenze ridotte, quindi hanno bisogno di strumenti più semplici, ma non per questo meno efficaci. Ecco, nella nostra piattaforma troviamo tutti questi componenti. La parte applicativa stessa ha bisogno di strumenti di supporto, no? Parliamo di DevOps, parliamo della capacità di gestire cluster e di integrare tutte queste funzioni. All'interno di Microsoft ciascuna di queste componenti trova la sua dignità, ma come vi ho detto, parliamo di componenti che in realtà sono a servire a esigenze applicative e su queste esigenze applicative Microsoft stesso ha sviluppato un ecosistema di applicazioni che consentono di indirizzare delle esigenze specifiche e così hanno fatto i nostri partner. Le nostre piattaforme sono tutte basate sul cloud e la cosa interessante di queste applicazioni è che in realtà hanno uno scambio continuo di informazioni, no? Le abbiamo visto prima, questo è quello che ci consentirà poi di realizzare questa trasformazione digitale. Tutti questi flussi informativi, in alto a destra vi ho messo degli esempi, no? Oggi la nostra piattaforma gestisce 630 miliardi di autenticazioni ogni mese, 4.1 miliardi di minuti di conversazione su Teams, 8.2 trilioni di segnali di sicurezza raccolti dalle infrastrutture. Sono una quantità di informazioni veramente enormi. La cosa interessante è che tramite questa tecnologia Microsoft Graph queste informazioni possono essere messe a disposizione degli utenti perché loro ci ragionino sopra, creino dei cluster, dei processi, delle procedure. Quindi mettiamo a disposizione la potenza di queste informazioni per proprio di consentire di metterle in connessione tra di loro e di realizzare quel digital loop che vedevamo, no? Ora, accedere a queste informazioni non esaurisce le esigenze informative delle applicazioni tipicamente, perché c'è un mondo esterno, no, all'ecosistema Microsoft, è fatto da applicazioni di mercato, in questo caso vi ho messo Adobe e SAP, ma siete voi a decidere, possono essere le vostre applicazioni e quindi c'è bisogno anche che quei dati siano integrati alla stregua di quelli gestiti da noi direttamente all'interno di questa piattaforma. E per fare questo noi mettiamo a disposizione dei connettori da una parte, dei common data services dall'altra, ancora una volta per rendere omogeneo l'accesso a tutte queste informazioni e permettere a voi di sviluppare sopra le vostre applicazioni. Ora, in questa trasformazione digitale fortissima che c'è stata, e quello che vogliamo fare però è consentire che tutti possano trarre vantaggio, quindi ciascuno per le proprie esigenze, le proprie capacità, possa sfruttare tutte queste informazioni, questi segnali per le sue attività di tutti i giorni. E per fare questa cosa
abbiamo creato quella che noi chiamiamo Power Platform, no? È una piattaforma sostanzialmente per low code o no code addirittura in alcuni casi, in cui io posso comporre queste applicazioni, oppure posso analizzare i dati o realizzare delle semplici automazioni. Posso spingermi fino alla creazione di chatbot, anche molto complessi, attraverso la creazione di dialoghi, proprio scrivendo gli sketch di questi dialoghi in un canvas e poi questi si realizzano automaticamente in un chatbot reale. Questi sono strumenti che sono, diciamo, alla portata di tutti, possono essere utilizzati in maniera anche molto spinta ed integrati con quegli altri strumenti pensati appositamente per gli sviluppatori invece, dove lo strumento principe in questo caso è Visual Studio e GitHub, e in questo caso parliamo di codice, no? Quindi dove questi strumenti non arrivano c'è sempre la possibilità di estenderli in qualche maniera attraverso delle competenze più specifiche e di cui molti di voi sono, diciamo, dei bravissimi rappresentanti. Questo è per fornire una serie di strumenti che vadano dei vari passi con l'evoluzione del software che c'è stata, no? E sostanzialmente che cosa stiamo vedendo? Che l'introduzione del cloud ha portato a lo sviluppo dei microservizi, di questi concetti di DevOps molto spinti, quindi di un'integrazione continua fra lo sviluppo, il test, le modifiche, fatto attraverso ambienti dinamici. Il cloud si è dimostrato veramente molto adatto a queste tipologie di sviluppo proprio per la sua elasticità, poter resistere a carichi di lavoro variabili, poter spegnere e accendere gli ambienti e quindi poter permettersi di creare questi, diciamo, processi strutturati ad un costo ragionevole, no? Questo a nostro avviso porterà a delle altre modifiche, lo vediamo già in alcuni settori. Parlo del mondo dei giochi, sembra un mondo frivolo, invece offre delle sfide tecnologiche molto rilevanti, e parliamo di live ops, no? Io realizzo un gioco, in questo caso lo metto in produzione, ma nel momento in cui lo faccio ho solo iniziato il ciclo di vita di quell'oggetto, perché da quel momento in poi in realtà io dovrò fare telemetria, capire come le persone usano questo gioco, quali sono le componenti più di interesse, quali sono le strategie che utilizzano, in modo da poter fare delle modifiche per aumentare l'ingaggio delle persone sulla piattaforma, no? L'ultima esperienza in questo senso credo che sia Flight Simulator, non so se avete visto mai dei video a riguardo, in cui l'integrazione fra il cloud, l'intelligenza artificiale, tutte le cose che vi sto raccontando è così forte che secondo me l'effetto finale di questo gioco è veramente di aver settato uno standard nuovo per questo tipo di attività di sviluppo, raggiungendo dei livelli veramente altissimi, no? E proprio perché in realtà non è un gioco nel senso in cui lo intendiamo noi, ma dietro c'è veramente l'utilizzo di queste tecnologie al massimo della loro potenzialità. Come avrete capito, questa è la nostra piattaforma per andare a indirizzare quell'esigenza che dicevamo di coordinamento dei dati, no? È il cuore di dove tutte le informazioni vengono raccolte, vengono coordinate, o con strumenti a bassissimo, diciamo, impatto dal punto di vista del codice, o con degli strumenti invece specificatamente sviluppati per questo. Durante le sessioni oggi voi vedrete moltissime di queste cose. Sulla parte di Power Platform vedrete molti esempi su Power BI per l'analisi dei dati, Power Automate per automatizzare questi processi e collegare fra loro delle applicazioni che non erano pensate per essere collegate fra di loro, sia in maniera, diciamo, diretta attraverso delle API, ma sia attraverso le interfacce grafiche. Power Automate consente tutto questo. E la cosa che è successa è che questo motore di, diciamo, integrazione, che è la nostra piattaforma, in realtà ha subito un grosso stress nel momento in cui è successo quello che abbiamo tutti quanti vissuto, in cui tutto è stato remotizzato. Quindi tutte quelle capacità che erano necessarie e che sono necessarie per realizzare questa innovazione hanno subito, diciamo, un allontanamento fisico dalle persone, e questo ha obbligato a pensare anche a nuovi modelli di integrazione di queste applicazioni. Come accedo a tutta questa innovazione in maniera integrata senza perdermi, no? Riducendo al massimo lo stress con degli strumenti, diciamo, agevoli. E qui devo dire che Teams è la piattaforma su cui Microsoft sta puntando per realizzare questa integrazione. È uno spazio in cui in maniera controllata io riesco a connettere tutte queste informazioni senza perdere la concentrazione, cercando di essere focalizzato sui task. E anche qui faccio vedere un piccolissimo video per farvi vedere alcune delle potenzialità. Hey Microsoft Teams users, did you know that you can build custom apps in Teams whether you're a developer or have no coding experience at all? Well, you can.
Thanks to Power Apps, you can modernize your business processes with custom apps that can be accessed directly from Teams by everyone on the team. So your work will help make everyone's lives easier. Teams is already the hub for productivity that helps you do more, stay focused, and be agile. So imagine what you can accomplish when you add apps that simplify tasks, capture data, distribute information, share content, and more. And remember, you don't have to be a developer to create professional quality apps. With Power Apps, you can customize your team's experience to suit your needs. To get started, visit aka.ms/teamspowerapps. Allora, il bello di questi video è che sembra sempre tutto molto semplice, ma in realtà la verità è che questa cosa è semplice di per sé, se voglio realizzare alcune diciamo esigenze basilari. E poi, come vedete qui, ho tutti gli strumenti, l'impalcatura, l'infrastruttura per poter rendere in realtà queste applicazioni business critical. Abbiamo esempi in tutti i settori, in tutta la tipologia di clienti dell'utilizzo di queste applicazioni in questa direzione. Esistono anche su larghissima scala. Uno dei casi che mi viene in mente è quello della Croce Rossa negli Stati Uniti, che utilizza questa piattaforma e queste applicazioni fatte esattamente in questa maniera, all'integrate in Teams, per la gestione di centinaia di migliaia di volontari sul territorio. Quindi capite che in realtà parliamo di una cosa che sembra semplice, ma che sfruttando i meccanismi della piattaforma di Microsoft offre dei livelli di scalabilità e di robustezza veramente che sarebbe molto difficile da realizzare con dei costi elevatissimi se dovessi sviluppare delle applicazioni da zero, no? E poi in realtà il vantaggio è che io sto offrendo queste applicazioni all'interno di un ambiente integrato per il cliente finale, no? E quindi all'interno dei suoi spazi di collaborazione e di lavoro quotidiani. E fare questa cosa consente sicuramente di semplificare i processi che legano fra di loro queste applicazioni, quindi veramente è un abilitatore per quella trasformazione digitale che vedevamo. E il fatto che queste applicazioni, una volta che vengono scritte per la piattaforma, vengono automaticamente integrate con i dispositivi su cui questa piattaforma è disponibile, no? Quindi io mi ritrovo a scrivere un'applicazione per Teams, ma poi automaticamente me la ritrovo all'interno dei dispositivi mobili su qualsiasi piattaforma questi vengono utilizzati. E non ci possiamo e non ci vogliamo dimenticare la sicurezza, e questo è un momento in cui mettere tutto da remoto ci espone tantissimo. Penso che insomma tutti magari siate a conoscenza del fatto che gli attacchi di ransomware in questi momenti, in questi mesi, sono aumentati terribilmente. Noi come Microsoft interveniamo su tantissimi nostri clienti, e la frequenza con cui questi interventi stanno avvenendo negli ultimi mesi è veramente impressionante, e anche organizzazioni molto strutturate in realtà stanno subendo un grandissimo, diciamo, attacco su tutto quello che le hanno online. E oggi, ragazzi, tutto è online, no? Quindi questo è un grandissimo problema. Il vantaggio di aver usato questa piattaforma e di sviluppare applicazioni su questa piattaforma è molteplice. E uno dei motivi per cui, ad esempio, Teams, questo è quello che è successo durante la prima ondata della pandemia, no? Fra marzo e aprile, abbiamo visto triplicarsi sostanzialmente il numero di utenti contemporanei che c'erano sulla piattaforma, arrivare a sopportare 4 miliardi di minuti di conversazione al giorno. Vuol dire che l'infrastruttura veramente è andata sotto uno stress potentissimo, e poter resistere a questa cosa è stato possibile solo in virtù del fatto che questa piattaforma era completamente sviluppata su Azure. Quindi su una piattaforma cloud completamente scalabile, con delle tecnologie, diciamo, moderne, no? L'utilizzo di DevOps, e quindi poter in continuazione e in ciclo continuo aggiungere funzionalità, perché l'utilizzo, diciamo, spinto della piattaforma ha mostrato l'esigenza, no? Di avere delle nuove cose che non c'erano. Mi dico una per tutti: siamo partiti a marzo che avevamo al massimo 4 schermi condivisi durante i team meetings, perché quello era, diciamo, lo scenario più comune, ma nel momento in cui abbiamo cominciato a supportare scuole da remoto, organizzazioni e quant'altro, e quella cosa è stata una limitazione evidente, no? E siamo passati da 4 a 49 schermi condivisi contemporanei nel giro di un mese e mezzo, due mesi. Ora, questa cosa che sembra banale, in realtà capite che sotto c'ha tutto un effetto pesantissimo sulla rete necessaria, i dispositivi di sicurezza che filtrano le connessioni, e questo è stato possibile solo grazie a quella infrastruttura cloud che c'era dietro, ma è la stessa infrastruttura cloud che avete a disposizione voi per le vostre applicazioni. Okay. Quindi, diciamo, il vantaggio e quindi la possibilità di rimmaginare il nostro futuro sta sul fatto che
queste architetture sono completamente distribuite e sono disponibili in tutto il mondo, hanno una grande scalabilità. Durante la pandemia ci hanno consentito veramente di offrire i nostri servizi a tantissime entità organizzative di tutto il mondo. Qui vedete, diciamo, principalmente entità governative ed ospedali, no? Qui a tra parentesi vedete lo Spallanzani che durante quei momenti difficilissimi ha potuto continuare, diciamo, le sue attività a distanza grazie all'utilizzo di queste tecnologie, no? E quindi la possibilità anche per voi di realizzare queste applicazioni che sono mission critical e che possono beneficiare di tutti gli investimenti che noi stiamo facendo sulla piattaforma. L'obiettivo di Microsoft è molto semplice e rimane quello di abilitare ciascuno a raggiungere il massimo del suo potenziale, sia come individuo che come organizzazione. In questo caso lo vogliamo fare con degli strumenti di sviluppo, orientandoli a chi ha delle competenze specifiche, quindi Visa Studio, GitHub per i professionisti, e invece per quelli che sono degli sviluppatori, diciamo, occasionali, no? Citizen developers, come li chiamano oggi, offrirgli una piattaforma, la Power Platform, che gli consenta di rispondere alle sue esigenze senza dover per forza ricorrere a attività applicative specifiche. Tutto questo tema è legato alle esigenze di riformarsi, di essere a conoscenza di queste piattaforme, di saperle utilizzare, un tema di skill. E anche su questo stiamo cercando di fare la nostra parte, no? Eventi come questo aiutano. Microsoft ha fatto partire un programma dedicato proprio su questi punti, l'abbiamo chiamato Digital Restart. Io vi saluto facendo vedere di cosa si tratta con un piccolo video, anche per farvi capire l'entità degli investimenti che stiamo facendo specificatamente per l'Italia. Da oltre 35 anni Microsoft è al fianco degli italiani per aiutare il paese a innovare e crescere insieme ad un ecosistema di più di 10.000 partner e 350.000 professionisti sul territorio al servizio di istituzioni, aziende e cittadini per raggiungere i loro obiettivi grazie alla tecnologia. Cloud computing, intelligenza artificiale e smart working abilitano nuovi modelli di lavoro e business a supporto dell'economia italiana. Tecnologie e competenze digitali per aiutare i giovani e i professionisti a costruire un futuro accessibile e sostenibile per il Paese anche durante l'emergenza Covid-19. Oggi riconfermiamo il nostro forte impegno per l'innovazione con un investimento di $1,5 miliardi nei prossimi 5 anni per il nostro Paese. Una nuova regione data center in Italia che permetterà alle organizzazioni pubbliche e private di accedere ancora più facilmente a servizi cloud efficienti, flessibili e sicuri e realizzare progetti di trasformazione digitale. Un ambizioso programma di formazione per 1,5 milioni di studenti e professionisti per creare le competenze digitali per il mondo del lavoro. Un capillare progetto per raggiungere oltre 500.000 piccole e medie imprese e migliorarne la competitività. Un laboratorio sull'intelligenza artificiale per sostenere e rilanciare le aziende del Made in Italy in settori chiave come quelli manifatturiero, finanziario, sanitario e delle infrastrutture. Un'alleanza per la sostenibilità per promuovere un equo sviluppo del Paese e ridurre l'impatto ambientale. Lanciamo oggi Ambizioni Italia Digital Restart insieme a partner, clienti, istituzioni e organizzazioni non profit. Un impegno concreto per contribuire alla ripresa del Paese, promuovendo la crescita economica e il benessere delle persone grazie al digitale e alla collaborazione pubblico-privato. Costruire un futuro migliore per l'Italia è possibile, insieme è più facile. Ambizione Italia, Digital Restart. Io con questo vi ringrazio dell'attenzione. Vi auguro buona giornata, prosecuzione con, diciamo, delle sessioni sicuramente interessantissime e vi saluto a tutti quanti.